prosegue il progetto sui paccasassi, questa erba spontanea che cresce nella roccia a picco sul mare, sul Monte Conero, che conservati in olio extravergine di oliva costituiscono una preparazione caratteristica, radicata nella tradizione culinaria locale e molto apprezzata a tavola. Un progetto che vede anche la CIA Agricoltori della provincia di Ancona tra i partner per un'attività che mira alla valorizzazione e conoscenza dei paccasassi. Di recente il webinar sulle nuove conserve bio ha offerto l'occasione per fare il punto della situazione. Abbiamo già iniziato da più di 2 anni questa attività, man mano si sono svolte sia le prove dimostrative in campo che appunto questi incontri sia in presenza che adesso utilizzando questi sistemi informatici di videoconferenza. Siamo già nella parte quasi conclusiva, adesso si tratta un po' appunto di aggiornarci per poi completare questo tipo di risultati, di sperimentazioni e come vuole il piano di sviluppo rurale che finanzia questa attività, il piano di sviluppo rurale della Regione Marche, la misura 16, appunto i risultati di queste attività vengono messi a disposizione di tutte le persone interessate, anche delle altre aziende agricole o delle altre aziende che hanno interesse su questo tipo di prodotto, su questo tipo di coltivazione. Il compito nostro, che siamo partner, come anche la Camera di Commercio, che è qui presente con noi, con Andrea Mosconi, si occupa appunto di favorire la divulgazione e l'informazione su questa attività. In questo contesto qui, appunto, del nostro progetto, del piano di sviluppo rurale della Regione Marche, della misura 16, questo è il nostro gruppo operativo BioVeg Conserve, dove appunto oltre a noi e alla Camera di Commercio che hanno il compito della divulgazione dei risultati di questa sperimentazione, i veri artefici sono quindi l'azienda Paccasassi del Conero e l'azienda Rinci e anche l'oleificio Olive Gregori, perché come vedremo appunto c'è anche questa loro contributo e partecipazione, oltre ovviamente alla parte scientifica che è prevista da questi progetti, che è dell'Università Politecnica delle Marche, che ci segue fin dall'inizio su questa attività, su questa sperimentazione. Siamo con Luca Galeazzi, uno dei titolari della Rinci SRL, in azienda e anche responsabile della qualità, come relatore nel convegno organizzato dalla CIA Marca di Ancona su un progetto che accende i riflettori sui paccasassi e le nuove conserve bio. Siamo in una fase nella quale sono stati presentati dei prototipi di nuove salse biologiche. Siamo giunti ormai al terzo anno di progetto e quest'anno abbiamo iniziato a presentare i primi prodotti che sono stati realizzati a seguito della ricerca e sviluppo condotta dall'Università Politecnica delle Marche insieme alla nostra azienda e all'azienda agricola Paccasassi del Conero. Proprio in questi giorni abbiamo presentato delle nuove conserve vegetali a base di finocchio marino e olive della varietà Tenera Scolana. Queste conserve, che presentano molte molecole benefiche dal punto di vista della salute, sono state realizzate utilizzando delle tecnologie di produzione chiamate Mind Technologies, in cui praticamente le conserve vegetali in vasetto vengono trattate termicamente a basse temperature, e questo permette appunto di ritenere colore, aromi e le proprietà organolettiche di queste salse molto particolari e tipiche del territorio. Sono prodotti di particolare complessità nella preparazione, o per esempio le aziende come la sua possono essere già pronte nella produzione? Allora, sono delle salse abbastanza complesse. Le ricette sono state appunto sviluppate dall'università e queste ricette tengono conto di ingredienti molto particolari, ma soprattutto nella loro combinazione. Noi come azienda siamo anche pronti per la produzione, perché proprio nel corso del progetto SR abbiamo acquistato dei macchinari idonei appunto alla produzione di questi particolari prodotti.
Le salse sono state sviluppate per essere molto versatili in cucina, quindi essere utilizzate dall'aperitivo al condimento per pasta, ma anche all'accompagnamento di, ad esempio, piatti di carne o secondi piatti di pesce. Il loro plus è appunto quello di, oltre ad essere naturalmente buone e prodotte con tipicità locali, sono ricche di proprietà nutrizionali come acidi grassi omega 3, vitamina C e polifenoli e flavonoidi, che sono appunto degli alleati per la nostra salute. Ci colleghiamo adesso con Ettore Drenaggi, che è un agronomo libero professionista e che si inserisce in questo progetto sui paccasassi e sulle nuove conserve bio, portando la sua esperienza anche all'interno dell'azienda Arinci, che appunto produce questa particolarità che stiamo conoscendo e che avrà degli sviluppi maggiori. Sì, è una pianta che cresce un po' in tutto il bacino del Mediterraneo, ma non solo, anche nelle coste francesi e inglesi, e però ha la particolarità che solo nell'anconetano viene utilizzata in questa preparazione alimentare. E ci sono pochissimi altri esempi, una salamoia in Grecia, l'utilizzo dei fiori per aromatizzare il pesce nel Salento, però questo utilizzo è proprio più alimentare, come una pianta che fa sia da quasi da medicina per chi andava nel mare, perché è ricca di vitamina C, di acidi grassi, fa molto bene quindi per chi va in mare per lunghi mesi, in un tempo in cui le diete erano molto più ristrette e limitative. E quindi questa tradizione poi è stata portata avanti fino ad ora da, insomma, a livello familiare, si può dire, come preparazione di un sott'olio acidificato e poi sott'olio, e quindi un suo utilizzo tipico solo qui nell'area dell'Anconetano, da cui prende anche il nome paccasassi, proprio perché si sviluppa sulle coste sia sabbiose che rocciose, sulle falesie a mare, e quindi sembra che spacchi il sasso, che spacchi la roccia, in realtà si insinua nelle fenditure della roccia, della sabbia e dei ciottoli, e quindi sembra appunto che spacchi il sasso, spacchi lo scoglio, e da qui anche questa sua caratteristica evolutiva, nel senso che appunto è una pianta che si è sviluppata per resistere in ambienti con alte concentrazioni saline, con scarsissime precipitazioni durante il periodo estivo, quindi resiste ai cambiamenti climatici? Sì, esatto, tra l'altro è una pianta molto interessante da questo punto di vista, perché non vuole acqua praticamente, resiste benissimo alla siccità, ha un ricco corredo sia dal punto di vista organolettico, che si riflette anche poi nelle sue proprietà, quindi di vitamina C, che dicevamo, degli acidi grassi, quindi fa anche molto bene, che non guasta mai. E appunto è una di quelle piante che stiamo vedendo può assumere sempre più interesse, perché appunto con dei cambiamenti così in atto, di cui quest'anno purtroppo vediamo sempre più in maniera tangibile gli effetti disastrosi, può essere una cultura molto interessante da questo punto di vista. Passiamo ora ad una sintesi della relazione del professor Roberto Orsini della Politecnica delle Marche per il report delle attività di carattere agronomico che la sezione di agronomia dell'università è stata chiamata a fare per il conseguimento degli obiettivi del progetto. Non siamo ad un punto di arrivo sostanzialmente, perché continuando ad investigare sulle informazioni disponibili nella letteratura scientifica per questa specie, emerge in maniera ineccepibile come ci sia una carenza di informazioni in ambiente mediterraneo circa la produttività di Crithnum marittimum, e quindi questo sottolinea l'importanza di ulteriori approfondimenti. Con questo obiettivo di insistere nella ricerca che abbiamo finora condotta, ma che necessita di ulteriori indagini, di ulteriori approfondimenti, è stato, e questo è un grande traguardo per il quale mi congratulo ancora con la professoressa Lucia Aquilanti, che ne è coordinatrice, nell'ambito della call prima è stato finanziato un progetto europeo, il cui acronimo è SeaPanel4Med, che ha degli obiettivi, diciamo, sovrapponibili in parte a quelli dei quali abbiamo trattato nell'ambito del PSR. Quindi ci saranno risorse per poter continuare
quanto di buono è stato prodotto finora in ambito PSR. Con questo scopo quindi è stato anche identificato uno studente nell'ambito di un dottorato di ricerca che si occuperà proprio dello studio di Crithum maritimum in area mediterranea. Quindi in conclusione, Crithum maritimum risulta essere una specie molto interessante la cui diffusione e utilizzo può rappresentare una valida strategia di mitigazione dell'effetto dei cambiamenti climatici e dell'incremento demografico previsto nei prossimi 30 anni. E vorrei cogliere l'occasione anche per ringraziare, oltre a tutti i colleghi della sezione di agronomia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell'Università Politecnica delle Marche, anche i colleghi della sezione di microbiologia agraria, della sezione di botanica, della sezione di scienze e tecnologie alimentari e della sezione di economia agraria. L'azienda Rinci, che è stata capofila, Francesco e Roberto Velieri dell'azienda Pacasassi del Conero, il dottor agronomo Ettore Drenaggi, che ci ha fornito sicuramente preziosi consigli su come poter trattare e gestire questa coltura, per la quale sostanzialmente in letteratura sono, ripeto, piuttosto carenti le informazioni, soprattutto da un punto di vista agronomico. Olive Gregori come partner del progetto, oltre alla Confederazione Italiana Agricoltori e la Camera di Commercio di Ancona per diciamo, il lavoro che stanno facendo nella in particolare divulgazione delle informazioni che stanno emergendo via via nell'ambito del progetto.